Siamo con Ciro Biribiglia della Cervattese, una vittoria per 6-3 ma durata in modo abbastanza semplice, 4-1 nel primo tempo, poi siete stati comunque bravi a gestire. Forse avete rischiato un po' sul 2-0 quando avete continuato a cercare di voler giocare palla da dietro e loro si stavano facendo sotto, avete rischiato un po' in quel frangente forse. Sì, il nostro modo di giocare è partire a giocare palla a terra da dietro, quindi è difficile anche sul 2-0, sul 3-0 cambiare il modo di giocare, il nostro modo di giocare. Però abbiamo rischiato, siamo riusciti a rimetterla in corsa la partita, poi abbiamo fatto il 3-4-1 che tra virgolette hanno chiuso la partita. Il secondo tempo è stato una normale amministrazione. Nelle ultime due partite sono arrivate due sconfitte contro Colombara e Virtus Bovisio. Come mai e quanto ha pesato a livello mentale questo stop? Mentale l'abbiamo accusato, ma vedendo la partita di oggi sembra che ci siamo ripresi, nel senso è stata una buona partita dove abbiamo giocato bene e il risultato è ottimo. E ci pesa perché comunque abbiamo perso dei punti, abbiamo perso contro queste due squadre per anche un fattore di mancanza di giocatori, eravamo molto tirati con il numero. E logicamente quando mancano determinate pedine si cerca di fare il possibile, ma quando sono 1, 2, 3, 4 iniziano a pesare. Prossime partite San Giorgio Limbiate, ODB Pero e poi c'è lo scontro diretto con il San Pio X Verde Cesano. Come preparate queste partite in vista forse la partita più importante che deciderà un po' la vostra stagione? E le prepareremo come tutte le altre, nel senso cercheremo di vincerle, logicamente il nostro obiettivo è vincerle tutte da oggi fino all'ultima di campionato, perché è l'unico modo per poter mettere pressione alla prima in classifica. Per lo scontro diretto poi vedremo. Una domanda sui singoli, sei capocannoniere, quanto è importante Fumagalli o comunque anche Giannelli che ti girano intorno, comunque fanno tagli, molti tagli e si rendono molto utili per i tuoi gol? Mi creano molto spazio logicamente i loro movimenti, anche merito di tutta la squadra se sono capocannoniere, non è sicuramente merito mio, perché se trovo spazi e mi arrivano palloni ottimi è più semplice anche segnare. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi.